come bottega. Qui siamo con Luigi Innocenti, siamo a Cusigliano a Fagiolino. Primi anni 50, giusto? Sì, primi anni 50 venne praticamente trasformato quello che era un negozio, un emporio, diciamo così, dove c'era di tutto, di più, dal carbone ai piatti, all'insalata, a tutto, vendevano, che gli americani non hanno inventato mica nulla, i supermercati c'erano anche prima, no, nel senso che si è trasformato in trattoria, perché? Perché qui la gente veniva, oltre al negozio eccetera, c'era la mescita di vino, venivano, portavano qua su, c'era 40 famiglie contadine, c'era 40 poderi, di conseguenza c'erano 40 famiglie contadine e la gente veniva, scendeva in paese per un motivo o per un altro, si fermava, portava il formaggio da casa e mangiava un po' di formaggio, pigliava un bicchiere del vino, poi piano piano gli spuntini, poi eccetera, e poi dal 1950 si è trasformato proprio in trattoria, trattoria proprio nel vero senso. C'era la nonna che era le donne di montagna, con niente sapevano far da mangiare, io non lo so, e la mia mamma che era di origine bolognese e di conseguenza tortellini, e pasta sfianata, tagliatelle, veniva fatto tutto in casa, poi a quel tempo lì un po' di o coniglio fritto o pollo umido o queste cose qua, cioè era il cibo della famiglia, era il cibo e di conseguenza è così. Poi piano piano con le capacità del babbo, perché probabilmente era lui il Deus Machina, come si suol dire, che ha creato tutto quello che ha creato, con l'amicizia, però lui quello che aveva non era uno che stava in cucina, però aveva una grossissima carica di simpatia, era uno che alla gente gli restava simpatico, era una persona così, socialmente... Era un oste bravo e disponibile. Bravo, era una persona che non ho detto così. È sempre stato quello che ha creato poi il locale. E quindi poi sono arrivati i riconoscimenti, la Michelin, le guide, Veronelli. Veronelli nel 66-67. Cioè Veronelli è uno dei grandi che hanno raccontato l'enogastronomia italiana ed era di casa qui perché gli garbava. Ci fece andare due volte, ci chiamarono tramite Veronelli due volte alla televisione italiana. Quando la televisione... era forse soltanto il primo, neanche il secondo, quindi era proprio televisione, era importante. Ma c'era un programma, io mi ricordo quel tempo lì, che poi una volta a Roma ci andai anch'io, perché avevo 18-19 anni, ci accompagnai io, mio babbo, e colazione allo studio 7 era, e c'era Veronelli, e poi ho detto venivano poi tutti gli artisti eccetera, e si facevano dei piatti, c'erano delle gare fra un ristorante del nord, diciamo un ristorante, fra ristoranti, e c'era queste gare, chi vinceva veniva premiato, cioè io mi ricordo l'ultima volta qualcosa come 25, 30, 40 kg di fagiani, qualcosa del genere, roba da così. Ecco, questo qui. Poi dopo ci chiamarono a Torino, che mio papà lo chiamarono per andare giudice in una ma perché era, cioè, più che era il personaggio, capito? Era la figura del vero oste, diciamo così. A parte era 110 kg, 115, era grosso, eccetera. E poi era così. Ci sono degli articoli di Veronelli che se uno le legge si rende conto realmente di com'era, eccetera. Poi la trattoria si è evoluta perché il tempo si è evoluto, perché le persone si sono evolute, perché le esigenze sono diventate diverse rispetto a quelle del dopoguerra, eccetera. E allora c'è stata un pochino più di ricercatezza nel piatto, ma sempre nella tradizione. Sempre le basi sono quelle della nonna. Le basi sono sempre quelle, e
però poi magari ti accomodi in un certo modo. Molta pasta spianata, sempre tortellini, ancora, di tutto, ancora, di tutto. Ancora tuttora è pasta spianata. Ora, quello che c'è di bello rispetto a prima, che con le tecnologie che abbiamo oggi, si ha la fortuna di l'80% dei piatti si fanno tutti espressi. Noi, non, a parte le paste, che sono sempre state, ma anche i secondi, l'80%, nel tempo che uno ordina l'antipasto, la minestra, eccetera, con un pochino d'organizzazione, prepari il piatto, lo mandi in tavola, lo levi dal forno e lo mandi in tavola. È lo stesso discorso del fungo che si diceva prima. È facile far da mangiare bene quando c'hai i prodotti come si deve. Perché se io dico così, io vedo noi questo tipo di prodotti, i sughi, per esempio, il sugo di ragù toscano, eccetera. E si fa come lo faceva la mia nonna 60 anni o 70 anni fa. E è sempre quello, indipendentemente da. Ecco che. E io ci ho sempre creduto in questa cosa, perché oggi ci sono tanti ristoranti che hanno preso delle strade, hanno fatto delle cose diverse, hanno cercato di innovazioni, io non metto in dubbio, fanno bene e li ammiro anche per quello che fanno. Però ecco, noi si è sempre mantenuto la nostra tradizione, che poi a gioco lungo ci premi, non ci premi o meno, non lo so. Però io vedo che il lavoro, la gente, la soddisfazione, riconoscimenti anche da parte della, mi diceva la mia figliola che gli è arrivata una mail che ci hanno messo sulla guida della, dell'Espresso, forse, può darsi, qualcosa del genere, sì. Il gambero rosso, la guida, certo. Il gambero rosso, la Michelin, la guida Michelin, eccetera, e tutto il resto. Io, che, perché poi noi parliamo di trattoria, però ad esempio la carta dei vini in questi anni è cresciuta ed è interessante. Se Mauro vuole ci metta le bollicine, figuriamoci. Io devo mettere nella trattoria le bollicine, per me è fuori dal mondo. Però voglio dire, perché le esigenze della gente sono diverse. Io vedo la gente che viene a tavola e mangia un piatto, magari mangia un antipasto di un certo tipo, una pasta e un dessert, eccetera. Però magari bevo una bottiglia di vino che meriti. No, che perché secondo me il mio modo di intendere, cioè andare a mangiare al ristorante dove c'è un certo riconoscimento di pubblico, eccetera, e o andarci con la fidanzata, con la moglie, per il compleanno, è un modo come un altro per passare la serata, è un modo come un altro per andare a vedere un bel cinema. Uno sta a tavola, sta lì due ore, parla, gusta il cibo, gusta il vino, passa la serata, parla, è un modo di socializzare che una volta la maggior parte delle persone veniva a mangiare perché c'era la necessità. Oggi si mangia una lasagna congelata al bar per necessità, non si va a mangiare al ristorante, al ristorante, alla trattoria, diciamo, e si sta lì a mangiare in tranquillità, parlando dei problemi, parlando della vita vissuta, di quello che uno vuole, però passa le due ore e mezzo a tavola, ecco, in questo senso. La maggior parte della ristorazione, credo che sia così. Poi chi ci va per affari, chi ci va per altri motivi. Però, ecco, non è più l'esigenza di dover andare a tavola e dover mangiare perché c'è il problema della fame o c'è il problema della voglia di mangiare. La voglia di mangiare oggi non ce l'ha più nessuno. Almeno è uno, venga a mangiare una chicca, un'insalata di ovole, dice, voglio insalata di ovole, io vado a mangiare insalata di ovole, capito? Questo, secondo me. E quindi niente, abbiamo scoperto altre cose per cui merita venire a Cutigliano, non soltanto la frittura di funghi, no. Ma c'è una bella cantina, secondo me ci sono anche delle buone lasagne, però qualcos'altro lo scopriremo. Voi venite, mi chiamate e me lo raccontate. Fagiolino Cutigliano. Ciao Luigi, grazie. Grazie a voi.